Importante la spinta sull'economia circolare perché tiene insieme due aspetti a cui le regioni tengono tanto. Cioè uno, l'aspetto della sostenibilità ambientale, perché l'economia circolare evita che un'azienda produca scarti, ma trasforma questo scarto in una sorta di materia prima, di strumento per l'azienda stessa. Secondo, il tema della competitività, perché normalmente per un'impresa quando uno scarto è un costo. Se diventa dentro l'azienda, va nella colonnina dei problemi. Quando l'economia lavora e l'azienda lavora in maniera circolare, quello scarto, diventando materia prima, diciamo, di una nuova attività, diventa addirittura una risorsa. Oggi, in una giornata in cui migliaia di persone, tra queste tantissimi giovani, chiedono ai politici, ai governi, a tutti i livelli di porre in essere azioni concrete per il contrasto al cambiamento climatico, la Regione Marche annuncia un bando su cui si sta lavorando da oltre un anno anche con tutte le parti sociali sull'economia circolare. 2 milioni di euro, che di questi tempi sono cifre davvero molto importanti. Ecco, Regione Marche cerca di seguire anche quello che è l'esempio delle regioni del nord che, grazie anche alla sostenibilità ambientale, sono riuscite ad essere più competitive. Sappiamo quanto sia importante proprio puntare su questo aspetto, perché buona parte dell'effetto serra è dovuto proprio alla produzione di materie prime, quindi agire su questo fronte può essere molto importante e può avere risultati positivi di cui c'è un gran bisogno, perché a 4 anni anche dall'accordo di Parigi in realtà i risultati non sembrano essere così positivi, anzi le ultime 4 estati forse sono state tra le più calde, quindi c'è bisogno di intervenire subito, e le imprese come sempre hanno un ruolo molto importante. È una regione che ha già raggiunto l'obiettivo della produzione di energia sostenibile e rinnovabile nel proprio territorio, che ha dei valori altissimi di raccolta differenziata, che ha investito 50 milioni di euro per la mobilità sostenibile, spingiamo molto sulla bicicletta, che quando raccogliamo le macerie invece di ammucchiarle le separiamo e il 99,9% diventa di nuovo materia prima per l'edilizia. Cioè una regione che pone veramente tantissima attenzione sull'ambiente, perché pensiamo sia anche un punto di forza nella bellezza del paesaggio, in un ambiente sano, proprio in termini di competitività con gli altri territori.